Sei emozionata? Moltissimo, non me l'aspettavo minimamente. Francesca Ludovici, 18 anni, del liceo classico Dante Alighieri di Latina, è la vincitrice del certamen Ovidiano 2019, il concorso internazionale di traduzione dal latino organizzato per il 20° anno consecutivo dal liceo classico Ovidio di Sulmona. Che media prendi al latino a scuola? In genere media del 9-10, però è stata comunque una soddisfazione grandissima perché insomma il prestigio di questo certamen è veramente grande, per cui era già un onore partecipare. La studentessa italiana ha vinto la prestigiosa gara traducendo e commentando un brano delle Metamorfosi che racconta il mito di Andromeda, ma non solo traduzione in latino. Infatti per l'occasione è giunto in città anche l'attore Ugo Pagliai, che ha interpretato due testi di Ovidio e uno in omaggio a Leopardi in occasione dei 200 anni dell'infinito. Ha ricevuto il premio Ovidio. E che valore ha questo premio per lei? Beh, un grandissimo valore, prestigioso, e poi soprattutto perché riguarda i giovani. Li ho visti schierati e mi si è aperto il cuore, perché i giovani devono imparare dalle parole di Ovidio, dai versi, tante tante cose che gli serviranno nella loro vita. Una gara, certo, ma soprattutto un'occasione per ricordare agli studenti l'importanza della cultura classica nella vita di tutti i giorni. Ha letto anche un altro testo di Ovidio? Sì, Icaro. E lì c'è naturalmente il genitore che è bravissimo nel costruire queste ali. Dopo 20 anni il certamen è cresciuto, è una realtà viva e soprattutto è una realtà importante. E a proposito di Ovidio, Ovidio chiude le Metamorfosi dicendo: io vivrò, vivam, io vivrò. E Ovidio continua a vivere attraverso il certamen Ovidiano Sulmonense. A partecipare alla competizione 67 studenti di 16 scuole italiane e 14 scuole straniere, a dimostrazione che le lingue antiche non tramontano mai e rimangono una ricchezza per l'intera Europa. Are you excited to receive this prize? Yes, I'm so excited and sì, sono molto emozionata e onorata, ma anche sorpresa e molto contenta che il mio lavoro sia stato riconosciuto da questo premio. Voglio solo congratularmi con gli altri partecipanti romeni, perché anche loro hanno fatto un bel lavoro.